Ciao, sono Lucia Mazzoli e sono qui insieme a Matteo Fraboni, una delle giovani promesse del jazz italiano. Sono qui insieme a lui nel suo studio privato, insieme alla sua batteria, insieme al suo pianoforte e insieme, presumo, ad uno dei suoi punti di riferimento musicali che troviamo qui alle spalle, di cui poi magari Matteo ci parlerà. Io ti chiederei, Matteo, di dirci innanzitutto chi sei, perché sei una giovane promessa del jazz italiano, ma vogliamo conoscerti. Chi è Matteo Fraboni? Matteo Fraboni è un ragazzo di 29 anni che ha iniziato ad appassionarsi alla musica intorno ai 13 anni, a studiare quindi la batteria, poi si è iscritto in conservatorio e dopo questo percorso ha deciso di registrare il suo primo disco a New York con dei musicisti con cui aveva precedentemente collaborato e anche con dei musicisti che, insomma, degli idoli, insomma, attuali con cui volevo collaborare. Hai 29 anni, quindi sei molto giovane, fortunatamente per te. E niente, ti chiedo quando è nata la tua passione per la batteria e anche quando è nata la tua passione per il jazz, perché avresti potuto fare altri percorsi, invece hai scelto principalmente questa strada. Perché? Sì. Perché, beh, la batteria è nata, la passione per la batteria è nata intorno ai 13 anni, con l'ascolto dei musicisti di rock anni 70. I primi riferimenti sono stati quelli lì, quindi qualcosa di tendenzialmente diverso da quello che poi è jazz e tutto il resto. Invece, in occasione di un seminario alla Berklee Summer School di Perugia, lì io, insomma, mi sono ritrovato all'interno proprio di questo mondo specializzato nel linguaggio jazzistico, appassionato del linguaggio jazzistico, e ho scoperto questa passione grazie a un disco del caro John Coltrane che mi ha influenzato e mi piace da anni, insomma. E quindi grazie al suo disco Love Supreme ho iniziato ad appassionarmi seriamente a questo linguaggio. E quindi, se dovessi dire in poche parole che cos'è il jazz per te? Ad oggi, per me, il jazz è una musica in continua evoluzione, sicuramente che ha sempre attinto da altri generi musicali, da altre tradizioni musicali. E anche per realizzare questo primo lavoro discografico mi sono focalizzato molto su questa concezione qui, insomma, della contaminazione. Ascolta, tu hai nella tua biografia dei passaggi, come dire, particolari. Hai solo 29 anni, ma già giovanissimo sei andato a Cuba, sei andato in Senegal e ovviamente a New York, che poi è stato, come dire, la città che ti ha battezzato come musicista con il tuo primo disco. Ci racconti queste esperienze? Perché sei andato a Cuba, per esempio? Ma a Cuba sono andato la prima volta a 19 anni perché mi appassionava molto la musica afrocubana, quindi è stato un pretesto per fare un viaggio, cosa che mi è sempre piaciuto molto, e andare ad approfondire il linguaggio della musica afrocubana. Tanto che ho avuto la fortuna di incontrare un musicista che prima non conoscevo, che invece poi ho scoperto essere un'icona della percussione afrocubana di questo secolo, che è appunto José Luis Quintana Fuentes Changuito, con cui ho studiato per oltre un mese tutti i pomeriggi a casa sua, prendendo delle lezioni anche abbastanza severe, visto che era, insomma, quindi l'esperienza a Cuba è stata questa, anche vivere con i ritmi dei cubani è stata una cosa, sì, assolutamente nuova per un italiano che è nato a Senigallia e non ha visto altre culture fino a quel giorno. L'Africa più o meno è per lo stesso motivo, sempre per avere un occhio proteso verso un'altra tradizione musicale, quindi andare a capire cosa c'è di caratteristico in quella tradizione e riportarlo sempre all'interno del linguaggio dell'improvvisazione del jazz. Anche lì è stato un viaggio nato per caso con dei contatti di amicizie che mi hanno messo appunto in contatto con questo insegnante che si chiama? Tiene questi corsi, Mamadou Diouf, che tra l'altro gli è stato fatto anche un cerimoniale a... Ascolta, invece parlaci del tuo primo lavoro discografico, quindi la tua esperienza discografica a New York. So che questo ti ha segnato molto come musicista e che per te, insomma, rappresenta un momento fondamentale della tua carriera. Beh, realizzare questo primo disco è stata una cosa che innanzitutto l'ho voluto tantissimo, per,
perché se non lo vuoi te non ti obbliga nessuno a fare una cosa così. E mi ero trasferito da poco a Roma e avevo avuto questa collaborazione con il pianista, tra l'altro afrocubano, Aruano Ortiz, che vive a Brooklyn, e ho pensato di concretizzare questo desiderio organizzando tramite questo contatto che avevo la registrazione a New York, per una serie di motivi, sicuramente perché non solo nella musica, ma la scuola americana, noi italiani che siamo detentori di un grande patrimonio culturale, ma la scuola americana secondo me a noi ci insegna a credere molto in quello che si fa, che sia una parte teatrale, uno sketch di un film o un suonare una musica che abbia determinate influenze. Ecco, la scuola americana insegna molto a credere in quello che si fa, cosa che invece in Italia c'è sempre un po' questa superficialità, soprattutto oggi, che non aiuta a fare un lavoro serio. E quindi ho deciso di farlo anche per queste motivazioni qua, sì. E allora raccontaci dei musicisti che hanno inciso, che hanno collaborato con te al tuo primo lavoro. Ma i musicisti, oltre a Juan Ortiz, allora un paio ne ho scelti su YouTube, ho guardato dei video degli amici di Juan che lui mi ha detto guarda potrebbe venire l'uno all'altro, e quindi sono informato sulla rete. E il contrabbassista Rashaan Carter mi è piaciuto moltissimo, e se devo essere sincero l'ho scelto perché anche lui era stato fare un viaggio in Africa, in Nigeria, quindi pensavo che c'era già un terreno comune di incontro, insomma. Anche di valori, probabilmente. Anche di valori, anche sì. Anche di valori umani, probabilmente, sì, sì. Non solo musicali. Sì, assolutamente. Logan Richardson, perché invece la motivazione è opposta, è una personalità dirompente, quindi il fascino del Charlie Parker dei tempi nostri, un po' sregolato, però virtuoso, esplosivo quando suona, cioè con il sassofono contratto ha un suono che sembra quello di un tenore, molto grosso. Quindi originale, mi piace. Quindi. Sì, assolutamente. Poi è uno dei nomi, insomma, nelle vette dei musicisti di New York, di jazz. E Aruano al pianoforte, al Fender Rhodes, un pianoforte elettrico degli anni 70. E come ospite, per consolidare il quintetto, ho chiamato George Garzone, che è appunto l'insegnante del Berklee College of Music, che ho conosciuto qua in Italia, ho stretto una bella amicizia, ho accompagnato una sua masterclass presso i seminari marchigiani di Arcevi in Jazz, tra l'altro, e con lui ho realizzato, sì, il mio sogno, quello di confrontarmi con dei musicisti di una statura internazionale, insomma. Assolutamente. Io, scusa, ti interrompo, volevo ricordare insomma che Matteo è considerato una giovane promessa del jazz italiano, insomma nel panorama internazionale, questo non lo diciamo noi qui a Senigallia, ma lo dicono Musica Jazz, Jazz Italia, che sono due importantissime riviste italiane, ma anche la Tokyo Jazz Notes, la Critical Jazz USA, All About Jazz, insomma, per i non esperti queste sembrano ovviamente riviste quasi irraggiungibili. Ascolta, New York è tornato nella tua vita recentemente perché uno dei tuoi pezzi, poi ci dirai quali, fa parte della colonna sonora di un cortometraggio che verrà presentato in anteprima a Manhattan, se non sbaglio, sono proprio l'11 aprile. Parlaci bene di questa esperienza perché magari è una cosa abbastanza particolare e interessante. Questa esperienza è nata dall'incontro con Gabriele Altobelli, che è un regista romano, che ho conosciuto gravitando in Roma, intorno a Roma, che è rimasto colpito da una traccia del mio disco che si chiama 704 Exit Wall, è un'improvvisazione completa che conclude il CD, e l'ha scelta come musica per il suo cortometraggio che appunto verrà presentato al SOHO International Film Festival di Manhattan il prossimo 11 aprile. È stata una bellissima soddisfazione, non me l'aspettavo, e adesso infatti intanto
tanto in bocca al lupo a Gabriele per il festival, insomma, per tutto quello che può comportare il seguito di questa esperienza. So che ci saranno dei miei dischi a Manhattan disponibili, quindi questa è una cosa che mi hanno detto poco fa. E sì, questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Facciamo anche noi, in bocca al lupo, diciamo in bocca al lupo al regista, affinché insomma il cinema italiano trovi sempre uno spazio maggiore, uno spazio sempre più forte anche sui mercati internazionali. Certo. A te interessa anche la didattica? Sì. Sei, come dire, uno studente, un ex studente, uno studente... Ah, quando continui a studiare. No? Perché ovviamente continui a studiare, sì, come devono sempre fare poi tutti i grandi artisti, e ti interessi di didattica. Sì. Ecco, quindi vorrei che entrassi un po' nel merito di questo metodo che tu stai seguendo in questo momento. Ma questo metodo, anche lui è figlio di un progetto molto vecchio. Ho iniziato a pensare di fare un metodo di batteria quando avevo circa 21-22 anni, una cosa così. E nel frattempo però avevo sempre tenuto da parte degli esercizi che mi erano rimasti o particolarmente comodi per sviluppare un concetto sul set, oppure che insegnando, visto che ho iniziato a insegnare a 22 anni, ora ce ne ho 29, quindi 7 anni di esperienza con ragazzi del conservatorio, delle scuole superiori, delle elementari, delle medie, di varie fasce d'età, mi sono reso conto che certi argomenti venivano capiti sviluppando un esercizio più di un altro, quindi me li sono sempre appuntati come dei pizzini messi da parte, e insomma, in questo periodo, in questo momento di quest'inverno, l'ho dedicato, oltre che insomma, ai concerti per portare avanti il mio progetto musicale del disco in America, per sviluppare un metodo didattico che verrà pubblicato entro il mese di aprile dalle edizioni Setti Clavio, una casa editrice italiana. Sarà un metodo di batteria nel senso più ampio del termine, che non vuole dire niente di nuovo, ma semplicemente spiegare magari un approccio di una batteria meno motore e più colore. Più sì, uno strumento che ci abbia altre qualità rispetto che portare un tempo metronomico. Quindi non a servizio semplicemente di altri strumenti, ma protagonista. Esatto. Che anche lì il batterista di John Coltrane, Vin Jones, fu il primo negli anni 60 ad elevare la batteria a strumento improvvisatore al pari degli altri musicisti. E questa è una cosa, sì, mi è sempre piaciuta tantissimo. E in questo metodo diciamo che è un piccolo compendio di questa filosofia, per questo approccio allo strumento, come strumento che dialoga, improvvisa e colora la musica, piuttosto che serrarla con un beat, con un calzante, magari anche dei volumi forti e tutto il resto. Questo è quanto. Bene, vale. Siamo praticamente arrivati alla conclusione di questo appuntamento. Da ex studente o studente per sempre, da insegnante, da musicista, da artigiano della musica, come ami definirti, che messaggio vuoi lanciare a dei giovani musicisti interessati al jazz in particolare? Ma interessati al jazz in particolare, credo che per tutti gli sforzi che prevede una passione di questo tipo, e c'ho anche molti altri amici che possono confermare, testimoniare questa cosa, serve innanzitutto una passione genuina, devi può piacere tanto, lo devi amare, devi avere un sentimento molto simile all'amore per dedicargli tanto tempo, lo devi studiare tanto, dovresti fare un giretto a New York perché aiuta perlomeno a vedere la vera fucina del jazz di sempre, degli ultimi 70 anni grosso modo. E allo stesso tempo, se vogliono realizzare la professione dei sogni, è quello di lavorare sodo e di appunto far diventare un sogno, un obiettivo, quindi concretizzarlo. Perché, come dicevamo, credo che la differenza tra un sogno e un obiettivo sia proprio quella di concretizzarlo. Se tu riesci a far diventare qualcosa che prima è per aria, qualcosa di concreto, è un bellissimo risultato, è un grande passo anche per te stesso, perlomeno per me è stato così. Scartare i primi dischi quando mi sono arrivati, sono tornato indietro al Natale di quando avevo 6 anni, se vogliamo. No, il regalo più bello, il gioco più bello.
Quindi lavorare sodo, lavorare tanto e duramente per trasformare un sogno in un obiettivo, quindi in Certo, una realtà. assolutamente. Che è una cosa fattibile se ce l'ho fatta io, con un impegno, posso, insomma, Anche molto dura, se si può penso. riuscire, sì, c'è da fare. Ci vuole sangue freddo, è un ambiente lavorativo intenso, ci sono molte cose. Però è possibile, insomma, è È possibile, possibile, è possibile. assolutamente. Volere è potere, qua Volere quasi e sempre, potere. quasi Sì, sempre. ritorniamo a questo concetto. Bene, salutiamo Matteo Fraboni, ti Grazie. ringraziamo, Grazie a voi. e buon concerto, in bocca al lupo, anzi, per i tuoi concerti, per migliaia di concerti che spero tu riuscirai a fare, e per ogni progetto relativo al tuo futuro. Grazie mille, Grazie. grazie, ciao. Grazie.